Darwin, l'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Siamo pronti, una nuova puntata di Darwin sta per iniziare. Ciao Federico, ciao ascoltatrici e ascoltatori. Ciao Chiara, tu sei mai stata in una fonderia? Ah, così, proprio a freddo? Sì. E direi di no. Diresti no, di no. Però se ci chiedono cos'è una fonderia, noi diciamo, beh sì, è una fonderia. Dopodiché si fanno dei pezzi, si fanno delle cose. Ferro. E adesso quindi, come risultato secondario di questa trasmissione, vedremo anche di capire che cosa si combina in una fonderia. Però prima salutiamo Marco Frei dello IUS di Pavia. Benvenuto Frei. Grazie, un saluto a tutti. Lo IUS è l'Istituto Universitario Superiore, è una delle tre scuole di eccellenza che ci sono in Italia, è una delle più giovani e allo IUS si fanno ricerche di frontiera. State lavorando a un progetto di ricerca che c'entra con le fonderie, però ci faccia un favore, noi spesso qui a Darwin lo chiediamo. Che cos'è che si fa in una fonderia? In linea di massima credo che si pensi tutti alle statue, no? Che quando si fanno le copie delle statue. Dei bronzi. Dei bronzi, no? Anche quella che c'è su in Campidoglio a Roma non è mica l'originale. Se no dei pezzi di acciaio, non so. Non lo so. Cosa si fa in una fonderia, Marco Frei? Beh, allora, nelle fonderie si producono con un meccanismo che ovviamente è simile a quello che abbiamo più in mente noi per le lavorazioni dell'acciaio e quant'altro, però si fanno stampi con prodotti più su misura che servono evidentemente a tutte le attività meccaniche, edilizie e quant'altro in cui servono delle componenti che siano fatti in ghisa, in ferro, in materiali di varia natura che richiedono un processo fusorio per poter essere realizzati. Ecco, sappiamo che è un'attività non proprio green, anche dalle ovviamente notizie di cronaca su Taranto e così via, insomma che non sia un'attività proprio ecologicissima, ci è chiaro. Però insomma si sta facendo qualcosa e quindi la vostra attività di ricerca è volta a questo, per renderla un po' più ecologica, quindi in ambito di economia circolare, anche volendo dalle indicazioni e dalle imposizioni che ci arrivano dalla Commissione Europea, dobbiamo renderla ovviamente un'attività più sostenibile. Più sostenibile. E quindi state lavorando su questo. Sì, come sapete le trasformazioni nella logica della transizione ecologica che riguardano tutti i settori sono molto significative, ovviamente c'è anche quella che riguarda la decarbonizzazione, qui esistono dei piani di lungo periodo che riguardano tutto questo settore. Noi però ci siamo concentrati su un problema inerente alle materie prime e in particolare le sabbie di fonderia, nel senso che è una di quei materiali che ci sembrerebbe sul pianeta sono disponibili in larghissima misura e invece c'è una scarsità rilevante, crescente, perché i consumi annui crescono del 5,5%. Noi abbiamo triplicato negli ultimi 20 anni l'utilizzo delle sabbie per tantissimi usi. E quindi allora, l'idea è che però scusi, in fonderia la sabbia che cosa serve? E poi... Allora serve per fare gli stampi. Nel senso che immaginatevi che per fare ciascuno dei diversi tipologie di prodotti di cui parlavamo precedentemente si crea una sorta di stampo in legno che però per poi essere caratterizzato in maniera adeguata ha tutto un rivestimento fatto di sabbia. Queste sabbie quindi vengono utilizzate nel processo di fusione e alla fine del processo di fusione sono uno scarto di lavorazione. Ovviamente la fonderia cercherà di riutilizzare il più possibile, però a un certo punto queste sabbie diventano un rifiuto. Allora, siccome è una materia prima, tra l'altro nel caso delle fonderie di altissima qualità, perché ha un contenuto del 98% di quarzo. Ah, quindi ecco, ci vuole una sabbia, diciamo, tra virgolette, pura. Cioè non si può prendere un macinato di minerali. Cioè ci vuole una sabbia così particolare con il quarzo al 99%. Sì, di qualità. Tenete conto che noi quando pensiamo alla sabbia, che tra l'altro, dicevamo, è la seconda
materia prima utilizzata dopo l'acqua per le diverse attività, no? Perché serve per tutto, per le costruzioni, per le strade e quant'altro, no? Questa sabbia è una sabbia di particolare qualità per l'azione che deve avere, ma soprattutto è l'idea del riciclo, cioè di trovare un modo per far sì che queste diventino materie prime e seconde. L'unico modo con cui noi possiamo sul pianeta far fronte a una popolazione di 10 miliardi di abitanti, saremo così dopo il 2050, per tutti gli usi crescenti che li caratterizzano, è quello di riuscire a far sì che le materie prime ritornino all'interno del sistema economico. Questa è l'unica strada. Nel caso specifico noi ci siamo concentrati su queste sabbie per le cose che dicevamo, sono in larga quantità e sono di qualità. Ecco, ma c'è una cosa che non capiamo, nel senso che, poi dopo si arrabbierebbero moltissimo, ma uno dice si va sull'Adriatico e si prende tutta la sabbia, cioè, che c'è si sabbia vuole. E sabbia abbiamo ma non è capito, quella lì, non è quella sabbia lì con cui si fanno i castelli, no. Allora, quella sabbia potrebbe servire per alcune delle lavorazioni per cui pensiamo al riutilizzo. Non è quella del deserto. Allora, quella del deserto ha determinate caratteristiche per cui perde, una cosa interessante è che la sabbia per essere utilizzabile all'interno dei diversi materiali compositi per cui serve, deve essere molto differenziata. Mentre se diventa troppo liscia non si lega, non si amalgama, quindi quella del deserto proprio non funziona. Normalmente quella che si utilizza per quegli usi, stiamo parlando di 40-50 miliardi di tonnellate prelevate sul pianeta, viene dai fiumi, dai letti dei fiumi molto spesso, impoverendoli, oppure anche dalle sabbie delle spiagge, però anche in questo caso sappiamo benissimo che c'è un problema serio di disponibilità di sabbie. Queste estrazioni, tra l'altro, in molti paesi sono state vietate, quindi si è creato anche uno shortage dal lato della disponibilità. Ah, quindi ce n'è un po' meno, ecco, infatti mi veniva il dubbio del deserto, però ha risposto che non si possono usare, ce n'è tanta, ma rimane lì. Rimane anche lì. Anche per fortuna. No, ma scusi, l'ignoranza, ma eventualmente si potrebbe ottenere macinando dei minerali, delle rocce, no? Ma allora, è chiaro che poi quando parliamo di materiali compositi, una cosa che diventa interessante è anche l'eventuale combinazione di queste sabbie con altri materiali. Mm-hmm. Come può immaginarsi, però, il problema della scarsità delle materie prime è abbastanza diffusa. Questa ha una rilevanza particolare e la macinazione ovviamente costa molto di più di quanto non costi il processo di riciclo. Peraltro, come dicevamo, ci sono alcune caratteristiche intrinseche che devono essere valutate per ogni uso possibile, e questo è un po' anche lo scopo del progetto, no? Andare a capire dove possiamo riutilizzarla di più, con che caratteristiche, con che tipi di interventi anche, di miscelazione o quant'altro. Ecco, infatti, veniamo al punto. Cioè, quando avete lì lo stampo che ha finito di fare il suo lavoro, voi con la vostra ricerca state cercando di capire come ridurlo nuovamente in sabbia. Allora, quello torna ad essere sabbia, tra l'altro prende una colorazione nera per le temperature a cui è stato sottoposto e ha alcune caratteristiche intrinseche, come in tutti i processi di trasformazione, che sono positive per certi usi. Ovviamente bisogna valutare bene le caratteristiche, per esempio, di ecotossicità che hanno al proprio interno. I partner dell'Università di Brescia del nostro progetto sono proprio esperti di questi aspetti, e quindi noi andremo a studiare le caratteristiche puntuali delle diverse tipologie di sabbie in funzione dei diversi usi che potrebbero essere messi in campo. L'idea è favorire, soprattutto al di là del riutilizzo interno, che in alcune circostanze è spinto a più cicli da parte delle fonderie stesse, noi vogliamo mettere in condizioni le fonderie di destinare questi che altrimenti sono rifiuti e che quindi costano. Quindi comunque andrebbero persi. Certo, certo. E come tutti i rifiuti c'è una doppia perdita di valore, perché si paga per smaltirli, certo, evidentemente in discarica in questo caso come inerti, sì. E si paga per la materia prima non utilizzata. Per esempio, non so, in alcune attività di lavorazione nelle costruzioni, questo tipo di recupero consente di avere un costo contenuto per una materia prima che abbiamo detto essere di qualità. Quindi questa materia prima seconda potrebbe essere appunto reimpiegata nel settore edile, diceva, e in cos'altro magari? Beh, anche nello stesso. Nello stesso, ovviamente. Nello stesso, nelle vetrerie, per esempio. Questo è uno scenario abbastanza interessante. Lo viene utilizzato molto nelle ceramiche da oggi, e quindi si tratta di potenziarne l'uso. Nelle ceramiche, per esempio,
Ad oggi è abbastanza limitata la quantità di sabbia che può essere immessa nella miscela che poi caratterizza la produzione ceramica, in questi atomizzatori, che questi sono enormi contenitori in cui viene predisposta la mescola che poi caratterizza il prodotto ceramico. E poi ci sono tutta una serie di opportunità innovative. La ricerca è volta proprio ad andare a identificare anche alcune di queste. Cioè, ad esempio, dei nuovi materiali. Esatto, e qui abbiamo un partner, il terzo partner del nostro progetto, che è un consorzio proprio, si chiama INSTM, Consorzio Interuniversitario per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali, che ha lanciato la call presso i ricercatori di tutte le università d'Italia che sono afferenti a questo consorzio, per individuare processi di riciclo innovativi e ad alto valore aggiunto, poi sviluppando prove di laboratorio a supporto di quanto troveranno. Quindi noi in realtà destiniamo una parte del budget, il finanziamento da parte di Fondazione Caripro, per questa attività anche innovativa. E qui ci sono alcune possibili novità che andremo ad esplorare. Insomma, qui con la nostra trasmissione quello che stiamo vedendo è che ormai bisogna davvero recuperare tutto, e noi continuiamo a parlare di progetti nei quali questo recupero è possibile. Con così tante tonnellate, appunto, come ci diceva, di materiale, e così anche pregiato, perché appunto il 99% di quarzo in effetti può essere reimpiegato anche in, come diceva lei, in settori molto diversi ma molto pregiati anche. Ecco. Assolutamente sì, cioè, se vogliamo pensare a alcune delle possibili nuove strade che andremo a verificare, uno riguarda per esempio la produzione di energia. La sabbia può essere un accumulatore termico all'interno degli impianti di solare a concentrazione, che tra l'altro è una tecnologia molto italiana come risperimentazione, il progetto Archimede, no, che è stato sviluppato in Sicilia. Ecco, queste sabbie possono essere utilizzate proprio all'interno di quegli impianti che servono poi a produrre energia dal sole. Trattengono il calore e lo riemettono molto lentamente, e quindi diventano... Oppure un altro ambito innovativo che andremo a cercare di capire è come possano finire nelle miscele per le stampanti 3D, quelle ovviamente di grandi dimensioni, quelle che possono essere utilizzate ad esempio per l'edilizia? Sì, assolutamente. C'è una cosa, anche una frontiera che esploreremo un po' meglio, per esempio creare delle barriere in mare che abbiano anche determinate caratteristiche favorevoli alla riproduzione di determinati organismi. Quanto lavoro, Frey! Molto lavoro! Quanto lavoro per i prossimi anni! E poi c'è tutto lo sviluppo dei castelli di sabbia, come dicevamo all'inizio. Bisogna rilanciare questa cosa nelle città. La sabbia nelle spiagge deve assolutamente rimanere. Sì, sì. Okay. E anche nelle città, giustamente. Questo è un modo per far sì che ce ne sia di più. Grazie mille, davvero. Buona ricerca, Frey! A presto!